Bentornati in un nuovo video. Io sono Pilgrim, ho Eleonora e da più di 4 anni vivo in Svezia. Oggi, come vedete dal titolo, vi parlo della mia famiglia svedese, ovvero vi ho già parlato in un altro video che vi linkerò del mio rapporto col mio fidanzato svedese, però volevo anche parlarvi di quale sia il mio rapporto con la sua famiglia e quindi con la mia famiglia svedese acquisita. È un argomento che mi chiedono in molti e genera molta curiosità, come ci si relaziona con una famiglia straniera, quale sia il mio rapporto con loro, soprattutto perché gli svedesi hanno la fama di essere particolarmente freddi o introversi, argomento con cui io non concordo, però ecco, volevo giusto darvi la mia testimonianza e parlarvi un po' del mio rapporto con loro. Personalmente, vado d'accordissimo con la famiglia del mio ragazzo e anzi la sua famiglia in parte, penso sia uno dei motivi per cui la nostra relazione va così bene. Infatti, un po' di backstory del mio passato, ho avuto alcune relazioni prima di Jens con altri ragazzi stranieri e soprattutto la relazione che avevo prima di Jens, con un ragazzo inglese è stata parecchio importante per me perché era durata più di 4 anni. Eravamo infatti, non dico prossimi al matrimonio perché non c'era stata nessuna proposta, però diciamo che il matrimonio era nelle carte ed è anche la persona con cui io mi sono trasferita in Svezia all'inizio quando sono arrivata qui. Nonostante ecco fosse una relazione molto lunga, io a essere del tutto onesta, non avevo un grandissimo rapporto con la sua famiglia. Non che non ci sentissimo mai, però lui aveva una situazione familiare leggermente diversa rispetto che quella che posso avere io, che sono molto attaccata ai miei genitori, a mio fratello. Ci sentiamo, non dico tutti i giorni, ma quasi, praticamente sì, tutti i giorni. Mentre lui, il mio ex inglese, poteva rimanere anche mesi a volte senza sentire, per esempio, i suoi genitori. Questo, diciamo, ho notato dopo che ci eravamo lasciati. Avevo fatto diverse riflessioni sul fatto di avere, diciamo, una famiglia alle spalle e soprattutto di avere accanto a me un compagno che avesse un vissuto familiare leggermente più simile al mio. Ovviamente non mi sarei mai aspettata di trovare una persona con esattamente lo stesso tipo di situazione familiare e altre cose così, però volevo una persona che avesse un rapporto un pochino più continuativo con i propri genitori, con i propri fratelli o sorelle. E infatti il rapporto di Jens con la famiglia è una cosa che quando abbiamo iniziato a frequentarci ho notato subito ed è una cosa che da subito mi ha molto colpita e che mi è anche ovviamente molto piaciuta, perché ho visto che lui aveva con i genitori, soprattutto, o anche con tutti gli altri parenti, un rapporto simile a quello che posso avere io con la mia famiglia. E questo per me è stato un segno del fatto che avessimo le personalità e un'educazione anche abbastanza simile, tutte cose che per me sono importanti. La prima persona che ho conosciuto della famiglia di Jens è stata la mamma, con cui come ho già detto, ho veramente un bellissimo rapporto. Penso che sia la suocera, diciamo, anche se non siamo ancora sposati, la suocera migliore che abbia mai avuto. Innanzitutto rispetto alle suocere italiane e sicuramente quelle nordiche penso siano molto meno invadenti e anche più oggettive, cioè nel senso mentre in Italia mi era capitato diverse volte di avere delle suocere o suoceri che dessero sempre ragione ai propri figli anche quando magari non erano proprio degli stinchi di santi, invece al nord Italia c'è molta oggettività. Non che nel nostro caso ci sia mai stato bisogno di prendere parti, però ecco, penso sia molto bello che al nord i genitori del proprio compagno siano in grado di vederti come una persona e non come mio figlio e un'altra persona, ma quasi come se tu stesso fossi parte proprio integrale della famiglia dall'inizio. Poi probabilmente ecco, io sono stata anche particolarmente fortunata perché c'è stata come dire, c'è stata subito una grande sintonia. Lei mi ha conosciuto dopo forse 2 mesi che io e Jens stavamo assieme.
forse un po' di meno, un mese e mezzo, qualcosa del genere, e la mamma di Jens mi aveva invitata a casa sua e aveva preparato una specie di aperitivo rinforzato molto carino con vino e formaggi e frutta e dolcetti. E abbiamo chiacchierato in inglese. Lei parla inglese, anche se da quando io ho imparato lo svedese parliamo principalmente in svedese, che è un grande aiuto anche per la mia lingua, ma comunque possiamo comunicare anche in inglese quando ce n'è bisogno, che insomma è utile ed importante. Sicuramente il fatto di poter parlare una lingua o due lingue assieme è molto importante per il rapporto, perché chiaramente parlando riesci a conoscerti meglio e instaurare appunto un rapporto di amicizia e di conoscenza, di rispetto reciproco. I parenti di Jens che frequento di più sono sicuramente quelli della parte di sua mamma. C'è la sorella della mamma, che è appunto una zia con cui vado con anch'essa molto d'accordo. Infatti, per esempio, quando il tempo è bello ci vediamo d'estate, anche solamente io e lei siamo andati a raccogliere i mirtilli assieme nella foresta. E questa è una cosa che ho in comune con quest'altra zia, che è amante del giardinaggio. Anche con lei vado molto d'accordo. Sono stati tutti subito molto gentili e aperti con me e mi hanno subito accolta nella loro famiglia. E penso anche che come dire, forse rispettino molto anche il fatto che io mi sia trasferita in Svezia quasi da sola, che abbia, diciamo, mi sia imposta nel mondo del lavoro con le mie sole forze, che stia cercando di imparare la lingua il più possibile. Penso che mi rispettino molto per questi motivi e che vogliano, cioè abbiano proprio questo desiderio di aiutarmi nella mia integrazione, che c'è una cosa che io ritengo essere molto importante. Poi Jens ha una sorella che da poco non vive più a Stoccolma, ma quando ci stavamo frequentando all'inizio viveva molto vicino a casa sua e quindi anche a casa mia, e la sorella leggermente più piccola di me, di un anno, e con lei abbiamo altre cose in comune. Anche lei è un amante dei fiori, delle piante, del giardinaggio, e infatti diciamo parliamo molto di quello. Poi le piace molto cucinare, fare dolci, anche la mamma di Jens fa molti dolci, e quindi ogni tanto ci scambiamo anche ricette e ci commentiamo le foto su Instagram. Diciamo, anche con la sorella ho un bel rapporto. Ovviamente ho frequentato anche e frequento tuttora altri membri della sua famiglia: il padre, la nonna, che è un'arzilla vecchietta di quasi 97 anni, che è tuttora vive da sola ed è super indipendente. E lei mi parla solamente in svedese e all'inizio non capivo benissimo, perché in realtà il mio svedese non era tanto fluente, però ecco, ci siamo un po' abituate l'una all'altra. E poi ho conosciuto anche altri parenti più alla lontana, delle cugine della mamma, dei cugini di Jens. La famiglia, diciamo, allargata si riunisce in occasioni un po' più rare rispetto che alla famiglia al nucleo familiare più stretto. Però ecco, per esempio, si vedono abbastanza, cioè abbastanza frequentemente, quelle 2 o 3 volte all'anno organizzano anche tipo dei picnic o delle cose così, ovviamente non durante il coronavirus. Infatti nell'ultimo anno abbiamo visto esclusivamente quasi solo la mamma e a volte la zia e sì il padre, però non abbiamo visto la famiglia allargata. In ogni caso, ecco, penso, da quello che vi sto dicendo, che si denoti che sia una famiglia la cui organizzazione, i cui modi di fare e anche le tempistiche con cui si vedono e si sentono siano, non dico uguali a quelle italiane, ma siano comunque una famiglia normale, affettuosa, che si vuole bene, che si frequenta. In periodi normali con la famiglia di Jens andiamo spesso anche a cena fuori, andiamo, o a pranzo fuori in ristoranti qua a Stoccolma. Cioè, a tutti piace mangiare fuori, quindi è una cosa che sperimentiamo, anche nuovi locali. Diciamo che normalmente in periodi non di corona ci vedevamo almeno una volta ogni 3 settimane, ma generalmente una volta ogni 2 settimane. Quindi a volte andavamo a pranzo a cena fuori, oppure a volte venivano da noi o noi da loro per mangiare a casa. Poteva essere un caffè, poteva essere un pranzo o una cena.
Ovviamente ci sono delle settimane in cui, cioè, non riesci a vederti una volta sì e una volta no, ma magari hai degli impegni lavorativi o qualcuno sta male, quindi, e magari passa un pochino più di tempo prima di rivedersi. E questo secondo me, cioè, fa parte del fatto che sia io che Jens siamo due persone adulte che lavorano con i propri impegni e viceversa. Secondo me questo non influisce sulla qualità del rapporto e poi ovviamente penso che magari cambiando anche la situazione familiare, magari con l'avvento di figli, si spera in futuro, queste dinamiche potranno cambiare ancora di più, però ecco sono molto contenta di avere questo rapporto con loro. E volevo parlare di questo proprio perché, un po' per smentire l'idea che ci si fa, che le situazioni familiari al nord Italia, scusate, al nord Europa siano completamente disastrose, che non ci siano rapporti familiari, che la gente non si parli, perché secondo me, appunto, non c'è niente di più lontano dalla verità. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia interessato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere like a questo video e seguirmi per i prossimi video. Ciao!